Il progetto Calabria Vinus di Fondazione Italiana Sommelier Calabria vuole affiancare i produttori di vino calabresi in questo periodo di emergenza sanitaria. Sono Pamela Bartucci, sommelier della Fondazione Italiana Sommelier e vi presento l'azienda vinicola Tenute Pacelli, una giovane realtà che si trova a nord di Cosenza, sulle colline a circa 400 metri sul livello del mare. La superficie vitata è di 10 ettari e viene coltivata con vitigni autoctoni, lasciando spazio anche ai vitigni internazionali. I sistemi di allevamento sono a guaiotte e a cordone speronato, con una resa di 70 quintali per ettaro. I punti di forza di questa azienda per arrivare ad ottenere dei vini di qualità sono il rispetto del terroir e la coltivazione biologica. L'azienda è associata alla FIVI, Federazione Vignaioli Indipendenti. Vengono prodotti 8 etichette, di cui uno spumante metodo classico ed un passito. La maturazione avviene in acciaio o anche in grandi botti di rovere, mentre piccole botti di ciliegio vengono usate per il passito. Completano l'azienda un grande oliveto con oltre 2000 piante e svariati alberi da frutto. L'azienda, con un suo bellissimo casale settecentesco che è stato finemente ristrutturato, consente di godere di momenti di totale relax, immersi nella natura e degustando prodotti bio e a chilometro zero. Ma adesso vi lascio a Laura Pacelli, che insieme alla sorella Carla si occupa del marketing e della comunicazione del vino. Ciao a tutti, sono Laura Pacelli di Tenute Pacelli, nell'azienda vinicola dell'Alto Cosentino. E niente, sono qui in realtà da sola in quarantena a Milano, perché io da qui assieme a mia sorella coordino tutti i rapporti con la distribuzione, comunicazione e marketing. E per chi conosce la nostra produzione sa che non è così scontata, anche se per questa occasione ho scelto tre tipologie di vino: un outsider, uno proprio del un super autoctono e uno a metà, nel senso che rappresenta un po' la nostra azienda vinicola, che nasce nel 2009 e poi si è sviluppata in realtà soprattutto negli ultimi anni. Il terzo in realtà è un blend di passato, presente e presente. E per iniziare quindi c'è lo Zoe, che molti di voi conosceranno già, ed è il nostro spumante metodo classico a base Riesling e 24 mesi sui lieviti. E questa è ancora l'annata, la primissima annata, che è il 2013, il Degorgement 2015, ed è un vino tra i più apprezzati anche qui al nord, nonché all'estero. In Germania, tra l'altro, il nostro Riesling va da paura, e siamo contenti di questo perché ovviamente è una delle regioni, delle nazioni, soprattutto appunto la parte renana eccetera, più vocata per questa tipologia di vino. Il secondo, dicevo, è invece appunto il Malvarosa. Il Malvarosa è a base Maiocco, e il Maiocco, come molti in Calabria sanno, conoscono, ma in realtà nel resto del nostro paese è piuttosto misconosciuto, è un vitigno autoctono che noi abbiamo vinificato in purezza e ottenuto questo rosato qui, che è un rosato piuttosto carico, come vedete. E anche questo ci sta dando grandi soddisfazioni, perché è un prodotto assolutamente inaspettato. Aspettato soprattutto al palato, perché sprigiona la struttura dei profumi sia al naso che in bocca, è veramente una sorpresa, e più lo bevi più ti piace, provare per credere. In ultimo il Pauciuri. Il Pauciuri invece, come anticipavo prima, è un blend di Maiocco e Barbera, quindi il Maiocco, come dicevo, un vitigno autoctono, e la Barbera invece è la parte della vigna che ci ritroviamo da oltre 50 anni, quindi in qualche modo abbiamo voluto unire il passato con il presente per un vino che potrebbe dirsi il vino del futuro. E Pauciuri, come vedete dall'etichetta, appunto ci sono dei papaveri
so se si vedono, comunque perché tutta la zona è circondata da, tutta la parte di questa vigna della Barbera è circondata da papaveri, anche perché noi utilizziamo la tecnica del sovescio, siamo biologici, siamo sempre stati biologici e continuiamo a credere nel biologico. In tutto questo vi invito a cliccare sul nostro sito che è www.tenutepacelli.it e a bere vino calabrese. Ciao!